Ciao a tutti amici dell'Italia dei servizi pubblici e locali. Oggi, come potete vedere, abbiamo abbandonato il nostro studio e siamo venuti in provincia di Torino, a Pianezza per la precisione, nel cantiere della CMT SPA, un'azienda del gruppo De Richbourg, una multinazionale francese che opera in Italia anche attraverso San Germano e CRS. In occasione delle due giornate indette dalla Comieco sul territorio nazionale per promuovere il riciclo della carta, definite riciclo aperto. Ma prima di incominciare a scoprire tutti i segreti di questa filiera così complessa, sentiamo le opinioni dei protagonisti della giornata. Vediamo. La Regione intende promuovere iniziative di formazione, di educazione, di sensibilizzazione soprattutto dei giovani, che quindi si possono concretizzare anche attraverso iniziative e manifestazioni simboliche, per spiegare al giovane che se una volta i nostri genitori ci dicevano di non gettare il rifiuto per terra, per la strada, oggi forse noi dobbiamo insegnare ai nostri figli che il rifiuto non va proprio gettato, che il rifiuto può essere una risorsa e ciò è possibile solo attraverso un sistema efficiente ed efficace di riutilizzo. La carta chiaramente è un rifiuto che ha un grande valore in sé, anche dal punto di vista economico, perché è un rifiuto che può essere facilmente recuperato e riutilizzato. Resta fermo il fatto che un sistema di riutilizzo e di recupero non può prescindere da un'azione di sensibilizzazione al risparmio dall'uso dei materiali che poi ovviamente, anche se riutilizzati, comunque rappresentano un elemento di scarto. In questo stiamo cercando di reperire anche le risorse necessarie per entrare nelle scuole e di conseguenza per entrare nelle famiglie. Perché siamo consapevoli che ciò che impara un bambino è qualcosa che può essere insegnato anche ai suoi genitori. E allora è proprio dai più giovani che vogliamo partire, è proprio dai più giovani che vogliamo innescare un meccanismo virtuoso di conoscenza e di consapevolezza. Beh, abbiamo da sempre usato i bambini come testimonial della raccolta differenziata e credo che anche oggi mettiamo un altro tassello in questo nostro puzzle. Portando i bambini qui a vedere dove finisce la carta che nelle loro famiglie si raccoglie in modo differenziato, diamo loro l'idea che molto spesso la carta fa dei percorsi molto brevi, perché la raccogliamo qui in provincia, anche qui a Pianezza, e qui viene lavorata e viene recuperata. Quindi anche le leggende metropolitane che vogliono che il materiale, anche la carta raccolta in modo differenziato, poi finisce in discarica, qui c'è la prova reale che questo non succede. I bambini poi sono per noi importanti perché sono molto esigenti nei confronti dei loro genitori e quando vedono delle cose vengono addestrati a capire alcuni meccanismi, come succederà qui oggi, lo portano poi nelle famiglie e ci aiutano a diffondere in modo capillare l'informazione e la conoscenza su una questione che spesso i cittadini vedono come astratta e spesso non fanno la raccolta differenziata perché hanno il dubbio di che cosa succeda realmente dopo. Succede questo, quello che vediamo oggi. Quindi il riciclo della carta in Piemonte quanta strada ha già percorso e quante invece ne ha ancora da percorrere? Beh, credo che sia la frazione su cui abbiamo fatto i più grossi passi avanti, perché nel giro di alcuni anni siamo riusciti a diventare indipendenti rispetto all'importazione di materie prime di cellulosa. Addirittura noi esportiamo carta all'estero, quindi il percorso intrapreso qualche anno fa. E ricordo che la carta è stata la prima frazione, il primo rifiuto che è stato raccolto in modo differenziato, in modo diffuso. Da allora molti passi avanti sono stati fatti, abbiamo introdotto la raccolta domiciliare tra l'altro anche della carta, quindi i volumi sono di molto aumentati. Oggi possiamo dire che sia per quantità che per qualità il ciclo del recupero della carta è quello che ci ha dato maggiori soddisfazioni. Io devo dire che l'Italia è all'avanguardia per quanto riguarda la produzione, il recupero della carta. I dati che noi abbiamo, che fanno riferimento al 2009, attestano come è la frazione raccolta in modo differenziato maggiore. Noi nel 2009 abbiamo raccolto quasi 170.000 tonnellate di carta in modo differenziato. La parte del Leone, come al solito, l'ha fatta la raccolta domiciliare, la raccolta porta a porta, sono state raccolte più di 100.000 tonnellate con il sistema di porta a porta, il resto con il sistema stradale 37.000 tonnellate, 21.000 tonnellate dai centri di raccolta e 10 milioni dalle isole di prossimità. E quindi la frazione più importante del sistema della raccolta differenziata nella provincia di Torino. Un risultato di un grandissimo lavoro che viene fatto non solo dai sistemi di raccolta ma da tutta la filiera, quindi da una parte i consorzi
e il sistema delle aziende che raccolgono questa frazione in modo differenziato, ma dall'altra parte la filiera che seleziona e alla fine recupera questo tipo di materia. Tra l'altro un dato assolutamente interessante è quello che nella provincia di Torino, la provincia di Torino è quasi autosufficiente per quanto riguarda anche il sistema complessivo di recupero. Abbiamo delle aziende specializzate, ne cito alcune, la CMT, l'Ital Macero, il Carta Macero, l'ASA, che è una piattaforma anche Conieco, la Cartiera Cassina, che di fatto fanno in modo che sia recuperato e trattato all'interno della provincia di Torino il 97% di queste 170.000 tonnellate. E quindi un elemento essenziale, importante, dicevo già prima, la frazione più importante di raccolta differenziata all'interno della provincia di Torino, questo vuol dire che dobbiamo ancora non abbassare la guardia, ma continuare ricercando anche il miglioramento della qualità, qualità sulla raccolta e recupero generale. Tra l'altro noi ci troviamo in una situazione in cui l'Italia è un esportatore di carta. La soluzione dei corrispettivi Comieco sono un contributo essenziale per migliorare ancora la raccolta differenziata e per fare in modo che questo tipo di materia, questa materia prima che diventa poi materia seconda, diventi occasione di ricchezza e sostenga il ciclo integrato della raccolta differenziata. Quindi piena adesione al iniziativa, ben vengano iniziative di questo tipo e si ripetano iniziative di questo tipo anche su filiere molto meno fortunate. Adesso stiamo parlando di carta, su cui i risultati sono sicuramente ottimi. Sappiamo che c'è ancora moltissima strada da fare su altre frazioni, prima di tutto sulla plastica, su cui in questo momento abbiamo ben altri problemi e su cui non possiamo ancora festeggiare, speriamo di poter festeggiare più avanti. Questo è il decimo anno che Comieco, in collaborazione con Fisunile, che io rappresento, con Federambiente, con Assocarta, con tutti i componenti della filiera della carta, ha preso queste iniziative. Che oramai, dunque oggi sono 82 gli impianti aperti in Italia, credo che oramai sono più di 100.000 i ragazzi coinvolti in questi 10 anni a verificare, come dire, direttamente che la carta che raccolgono non va a finire in discarica, non è un lavoro inutile, ma va a finire... viene ovviamente trattata, ripulita, parliamo di carta, parliamo di rifiuti. In realtà non sappiamo che il 60% della produzione di carta in Italia arriva da carta riciclata, cioè vuol dire che quando comprate un foglio di carta, il 60% di quel foglio di carta arriva da queste raccolte. In pratica sono le nostre miniere, ecco, per capirci. Quindi possiamo dire che in Italia comunque il riciclo della carta funziona bene? Sì, in Italia c'è una tradizione in questo, perché essendo un paese che non aveva materie prime, dalla cellulosa, per dire, la carta, al ferro, eccetera, già storicamente è sempre stata un'industria, come dire, che si è dedicata. Poi adesso con le normative ambientali che pongono obiettivi certi di recupero, questa si è ancora implementata e su questi settori siamo tranquillamente all'avanguardia in Europa con le prime nazioni tipo Germania, Francia, eccetera. La GMT nasce nel 1978, quindi sono 32 anni che operano soprattutto nel settore carta da macero. Facciamo servizio soprattutto per ciò che riguarda il Comieco con il CDU, sul sito di Pianezza, i conferimenti vengono fatti qua, mentre il Covar conferisce sul sito della Loggia. Abbiamo anche l'Axel, che è il consorzio delle valli, per cui un sito specifico, e su Novara, e come ha potuto vedere prima nella nostra lavorazione, in maniera semplicistica si parla di carta da macero, ma in realtà non è sufficiente raccogliere, bisogna poi avere delle qualità specifiche che possa permettere anche la commercializzazione del materiale all'estero. E tra l'altro è importantissimo, perché oggi come oggi, se non ci fosse l'estero, il materiale raccolto non sarebbe riutilizzabile in Italia. Questo perché?
perché praticamente nascendo con la legge Ronchi l'obbligatorietà nel ritiro della carta da macero e di tutti i prodotti riciclabili come la plastica e il vetro, in pratica si è andato in un surplus di quello che è l'utilizzo del macero in Italia. Un macero che fino al 2004 praticamente è sempre stato deficitario in Italia e quando esisteva il sistema dell'acquisto da volontari, da sistemi di libero mercato. Oggi che è obbligatorio da parte degli enti pubblici il doverlo ritirare, in pratica si è arrivato a un surplus di circa il 30% di quello che viene ritirato. Un altro core business è proprio il rifiuto in quanto assimilabili, quello proveniente dalle aziende. In pratica da questo noi ricaviamo dell'altro imballaggio di cartone, imballaggio di legna, di plastica, e quindi praticamente una buona parte di quelle che sono i sovralli li mandiamo ancora al recupero energetico. Cioè il nostro obiettivo è quello di poter arrivare a zero discarica.